essere di nuovo insieme per un nuovo progetto. In questo tutorial di oggi vi propongo la lavorazione di questa blusa, che è uno schema preso da Pinterest. Vi lascio la fonte con link diretto allo schema che ho preso online nelle info box di questo tutorial. Una blusina con manica lunga e cappuccio, una lavorazione davvero semplicissima. L'ho chiamata All Star per il punto che ha la lavorazione, quindi un punto stella, ripetuto su 4 giri del lavoro, sono semplicissimi e arriveremo a lavorare fino alla spalla. Nello schema che vi lascio troverete una lavorazione a pannello, io invece ho scelto per semplicità e comunque per evitare le cuciture di andare a lavorare a circonferenza, quindi lo schema che vedrete ha una struttura diversa da quella che vi vado a proporre. In più ho lavorato su ogni punto stella un piccolissimo picot per facilitare l'aggancio della lavorazione senza andare a contare le catenelle, ma questo adesso lo vedrete durante il tutorial. La taglia che ho realizzato io è una taglia 40, una lavorazione molto morbida. Partiremo da una circonferenza più ampia della nostra misura, infatti io ho lavorato su circa 20 cm, 18 cm in più rispetto a quella che è la mia circonferenza, proprio per ottenere una lavorazione molto morbida, una blusina un pochino più adatta per la stagione di settembre, comunque per le serate ora di fine estate, con la manica lunga, sotto si può portare o con un top come sto facendo io, o con una canotta, o anche poi successivamente con una maglietta in cotone a manica lunga, perché no, dal risalto sicuramente a una maglietta in tinta unita che va a spezzare il colore. Ho utilizzato 250 grammi precisi del filato Basic Cotton di Un Filo di Passione, vi lascio il link anche del filato nelle info di questo video. In alternativa è possibile lavorare questa maglia con una microfibra, se volete un progetto un pochino più pesante da sfruttare anche nella stagione autunnale vi lascerò dei filati alternativi, ci sono gli stessi colori anche che ho utilizzato io, quindi in questo caso il grigio, sia per la microfibra o anche per una viscosa e cotone, che sono filati un pochino più pesanti, hanno all'incirca la stessa resa del cotone che ho utilizzato io e vi permetteranno di ottenere lo stesso risultato ma con una coprenza maggiore, quindi per quanto riguarda la pesantezza del filato. Quindi se non volete utilizzare nuovamente il cotone vi lascerò un'alternativa. Per i grammi vi consiglio, anche per una taglia come la mia, se lavorate come me, di acquistare 50 grammi in più, perché io 250 grammi li ho completamente terminati, quindi magari da mano a mano c'è la possibilità che abbiate bisogno di quei grammi, pochi grammi in più di filato, anche per realizzare la stessa taglia che io adesso vi vado a proporre. Io ho detto questo, vi lascio alla prima parte del video tutorial, è stato diviso in due parti, dove lavoreremo a circonferenza dal basso e andremo a realizzare la divisione per lo scalfo e la parte della schiena e lavorerò sul campione. Nella seconda parte del tutorial lavorerò sul mio progetto, realizzeremo lo scollo a V, la manica e il cappuccio. Io spero che questo progetto vi piaccia e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, e per realizzare delle taglie superiori sarà sufficiente andare a realizzare una catena di maglie superiore a quella che ho realizzato io. Vi do adesso tutte le misure, lo schema, e se vi piace il progetto seguitemi nel video tutorial. Un bacio grande a tutte e ci vediamo presto per il prossimo video. Vediamo l'occorrente per questo progetto. Io ho scelto di lavorare tutta questa blusa con un filato in cotone, il filato Basic Cotton di Un Filo di Passione. Io li adoro questi filati, quindi li propongo molto spesso e anche volentieri, soprattutto per l'estate e anche per la stagione primaverile o autunnale, perché comunque sono dei filati non troppo sottili, si lavorano benissimo e si prestano benissimo anche per lavori per la stagione di fine estate o comunque per la primavera, quelli primaverili. Quindi diciamo che io è da aprile che lavoro spesso e volentieri con il filato Basic Cotton. In questo progetto lo propongo nella tonalità del grigio, questo grigio perla, tonalità numero 577, la trovate disponibile nel link che vi lascio nelle box informazioni sotto al video, quindi il link diretto per l'accesso al filato. Gomitoli da 50 grammi, 125 metri di resa. Ho lavorato tutto il progetto con l'uncinetto da 4 mm, un uncinetto da 4 mm, due marca punto, le forbici e un metro. In alternativa, se volete lavorare con un filato un pochino più pesante per la stagione autunnale, anziché lavorare il cotone, potete scegliere sul sito Un Filo di Passione queste microfibre, la microfibra Mon Amour Mistrico Filati. Io in questo caso ho da mostrarvi la tonalità del grigio perla, che comunque si avvicina moltissimo alla tonalità del Basic Cotton, quindi potrete ottenere lo stesso risultato, lo stesso colore
utilizzando una microfibra. La trovate nel link, nel box informazioni, link diretto al filato. Questi sono gomitoli da 50 grammi, hanno una resa leggermente superiore, quindi sono 135 metri anziché 125, ma vi consiglio comunque 300 grammi per una taglia 40, anche se non verranno completamente utilizzati, 350 per una taglia 40-42 e così via, come vi ho indicato per il cotone. Questo filato si lavora bene o con il 4 o anche con il 4,5, quindi volendo è possibile realizzare con 300 grammi di filato anche una taglia un pochino più grande utilizzando l'uncinetto da 4,5 mm. Prima di cominciare con la lavorazione vediamo le misure del progetto. Allora, la catena di avvio deve essere molto morbida. Io ho lavorato circa 15-18 cm in più rispetto alla mia circonferenza. Partiremo dal basso a circonferenza fino allo scalfo. Io sono andata a realizzare una catena, vi do i centimetri, per una taglia che corrisponde a una 40, quindi una blusa molto morbida, 44 centimetri, quindi 88 centimetri di circonferenza, e sono all'incirca poco più sotto al punto vita. Fino allo scalfo ho lavorato 37 centimetri, questo determina la lunghezza del mio lavoro, perché poi ho realizzato il giro manica. Per la mia taglia con il giro manica sono rimasta abbastanza precisa la misura, perché sono andata a realizzare 14 centimetri per lo scalfo in altezza. Queste misure, vi ricordo, sono per la mia taglia, quindi la catena di avvio rispetto alle maglie che ho montato io si può andare ad aumentare semplicemente aggiungendo il multiplo e andando a sviluppare, sempre con un numero divisibile poi per davanti e dietro, con un numero di motivi identici sia davanti che dietro, quindi non un numero dispari. Ma tanto, su un multiplo di 10 lavoreremo comunque due motivi, quindi un multiplo di 10, si può andare a modificare sia la circonferenza di avvio che la lunghezza della maglia, andando a lavorare più in alto rispetto ai motivi che ho lavorato io e andando a lavorare un motivo in più anche qua per lo scalfo. Poi lavoreremo lo scollo e lavoreremo il cappuccio, quindi vi do anche la misura della lunghezza della manica, che anche questa si può cambiare, si può fare un po' più corta se volete, più lunga. Questo in base alla vostra fisicità. Io per la manica, considerando che comunque il filato è molto morbido, ho lavorato 50 centimetri. Quindi cominciamo con vedere come si lavora questo punto. Lavorerò sul campione mostrandovi anche come si realizza la parte dietro del lavoro, quindi prima circonferenza e poi a pannello con giri di andata e ritorno, e poi riprenderò con voi il mio lavoro per mostrarvi come si divide lo scollo. Cominciamo a realizzare una catena multipla di 10 catenelle. Io per il mio progetto sono andata a avviare 110 catenelle per una taglia small, l'uncinetto per il mio lavoro è il 4 mm, eventualmente potete andare a sostituire l'uncinetto con un 4,5 e avviare comunque 110 catenelle anche per una taglia media. Io lavorerò su campione, sono andata a realizzare 40 catenelle, lavorata la nostra catena, chiudiamo subito a circonferenza con una maglia bassissima. Andiamo ad unire il nostro lavoro. I primi due giri del motivo li ho realizzati con delle maglie basse, giusto per una rifinitura senza poi doverla riprendere alla fine del progetto. Quindi una catenella per iniziare, la stessa maglia di chiusura del punto, iniziamo a lavorare una maglia bassa, nella catenella seguente una maglia bassa. E andiamo a realizzare maglie basse su tutta la circonferenza. Terminato il primo giro di maglie basse, nella prima maglia bassa iniziale una maglia bassissima, una catenella, rientriamo nella stessa maglia di base e lavoriamo il secondo giro di maglie basse. Terminato il secondo giro di maglie basse, adesso andiamo a realizzare il primo giro del motivo. Cominciamo subito dal punto di chiusura con 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 catenelle in più, ne scendiamo dall'uncinetto nella terza catenella, quindi la prima delle tre, entriamo e realizziamo un picotto con una maglia bassissima, 1, 2, 3, 4, 5, rientriamo nella stessa maglia di base e lavoriamo un punto basso. Questa è una punta di una stella, io per tutto il lavoro lo chiamerò petalo, però in realtà è un punto stella. Comunque, perdonatemi, questa è la prima stella del lavoro.
5 catenelle di separazione, 2, 3, 4, 5. Saltiamo su base, 1, 2, 3, 4, nella quinta, punto basso, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle più 1, 2 e 3. Nella prima delle tre, una maglia bassissima per formare il picot, 1, 2, 3, 4, 5. Nella stessa maglia di base rientriamo e lavoriamo un punto basso. Adesso lavoriamo nello stesso punto un'altra punta della nostra stella. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, più 1, 2 e 3. Nella prima catenella delle tre, una maglia bassissima, 1, 2, 3. Tre, quattro, cinque. Nella stessa maglia di base, quindi nel solito punto basso, rientriamo e lavoriamo il secondo punto basso. E abbiamo lavorato metà della nostra stellina. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 1, 2, 3, 4 nella quinta. Ripetiamo punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle più 3, 1, 2, 3. Nella prima delle tre, una maglia bassissima per realizzare il picot, 1, 2, 3, 4 e 5. Nella stessa maglia di base, rientriamo e lavoriamo un punto basso, 5 catenelle di nuovo, 1, 2, 3, 4 e 5 più 1, 2, 3. Nella prima delle tre, una maglia bassissima, 1, 2, 3, 4 e 5. Nella stessa maglia di base, quindi nel solito punto, una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo contiamo 1, 2, 3, 4 nella quinta. Punto basso, 5 catenelle e ripetiamo su tutto il nostro giro. Ci vediamo alla fine del giro per chiudere insieme perché termineremo con un'altra stella. Ho lavorato tutto il giro. Io ho lavorato 40 catenelle, quindi ho lo sviluppo di 8 motivi. Lavoro la penultima stella, quindi lavoro le 5 catenelle, 1, 2 e 3, un picot, 1, 2, 3, 4 e 5 e nella stessa maglia bassa realizzo la seconda punta. Adesso ho l'inizio del lavoro 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e qua su base ho libere 1, 2, 3, 4. Nella quinta ho l'inizio del lavoro. Entro nella maglia iniziale e lavoro un punto basso 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Ogni giro si chiude in questo modo. 1, 2, 3, 4 volte il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e chiudo questa maglia altissima uscendo da 5 punti. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso realizzo il picot. 1, 2 e 3. Nella chiusura delle due maglie insieme entro e lavoro una maglia bassissima e ho lavorato il mio la mia ultima punta della stella, quindi quella iniziale. Secondo giro 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Prendo la punta successiva. Qua ho la lavorazione del picot. Entro nel picot e realizzo un punto basso. Adesso prendo la punta successiva e li chiamo petali, mi torna meglio, ma sono punte di stella. Senza lavorare catenelle, entro e lavoro un punto basso e vado ad unire queste due punte qua. 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo la punta seguente
entro nel picot e lavoro il punto basso. Adesso ho la stella successiva, il primo, la prima punta la vado ad unire a quella precedente senza maglie di separazione, quindi un punto basso. Vado a creare queste V qua, di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, prendo il pipiolino seguente, entro un punto basso, prendo quello successivo e lavoro direttamente un punto basso. Quindi il giro si lavora così, 5 catenelle, punto basso nell'altra punta, 5 catenelle, punto basso. Continuiamo fino alla fine del lato. Sono alla fine del giro, ho lavorato le mie 5 catenelle e sono andata a realizzare questa V nel penultimo punto stella. Adesso devo agganciare direttamente con un punto basso l'ultimo picot che incontro, quindi quello dell'inizio del giro. Lavoro un punto basso e mi trovo su questo punto qua, quindi sulla punta successiva. Cominciamo il nuovo giro. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3 catenelle. Nella prima catenella delle 3 entriamo e lavoriamo una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4 e 5. Nella stessa maglia di inizio lavoro, quindi sempre nel picot, entriamo e lavoriamo un punto basso. E abbiamo lavorato una prima punta di una stella. Adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo le 5 catenelle sottostanti, nel petalo, qua il primo dove abbiamo il primo punto basso, entriamo, un punto basso, più 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. 1, 2 e 3. Nella prima delle 3 rientriamo una maglia bassissima, 1, 2, 3, 4 e 5. Nella stessa, qua abbiamo, scusatemi, non nella stessa, la divisione dei due petali, quindi qua abbiamo maglia bassa, fra i due petali entriamo e lavoriamo una maglia bassa e ripetiamo 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2 e 3, nella prima delle 3, punto bassissimo, 1, 2, 3, 4 e 5. Nel punto basso sopra questo punto qua, sul secondo petalo, entriamo e lavoriamo un punto basso e andiamo a lavorare 1 e 2 punti su questi punti qua, che poi uniremo distanziandoli da 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo le 5 maglie di base, nel punto basso qua sopra a questa punta, un punto basso, e ripetiamo 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2 e 3. Nella prima delle 3, punto bassissimo, 1, 2, 3, 4 e 5. Nel punto di divisione fra le due punte sottostanti, quindi in questo spazio qua, un punto basso, 1, 2, 3, 4 e 5, più 1, 2 e 3. Rientriamo e lavoriamo un punto bassissimo, 1, 2, 3, 4 e 5. Nel punto basso seguente un punto basso, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo le 5 catenelle, adesso ripetiamo. Nel punto basso sopra la prima punta qua che incontriamo dove abbiamo il picot, entriamo e lavoriamo punto basso, 5 catenelle, il picot, al centro fra le due punte un punto basso, 5 catenelle, il picot, 5 catenelle, punto basso sul punto basso successivo. Continuiamo fino alla fine del giro, stiamo praticamente ripetendo l'inizio del lavoro, ma lo lavoriamo alternato. Eccomi alla fine del giro, qua ho la prima punta iniziale, termino come il giro precedente, 2, 3, 4 e 5, tutti i giri li terminiamo così, 1, 2, 3, 4 volte il filo, nel centro fra le due punte sottostanti una maglia altissima.
Adesso lavoriamo il picotto 1, 2 e 3 nella maglia di chiusura delle maglie, una maglia bassissima, e abbiamo terminato il terzo giro del lavoro. Adesso andiamo a ripetere un'altra volta il giro di catenelle. Lo lavoriamo così. Prima, il primo giro abbiamo unito direttamente con un punto basso. Adesso i due petali li separiamo come abbiamo fatto sotto con le 5 catenelle. Quindi cominciamo con le 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Prendiamo il picot successivo, entriamo un punto basso. Prendiamo quello ancora dopo, il primo dei due successivi, un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5, un punto basso in quello seguente. Continuiamo ripetendo le catenelle e il punto basso in modo da creare questa V sui punti qua, dove abbiamo le stelle, vedete? Andiamo a farle alternate. Ci vediamo alla fine del giro. Alla fine del giro semplicemente mi vado ad unire l'ultima punta con la prima di inizio lavoro, quindi entro nel picotto, in questo caso chiudo con una maglia bassa nel picotto di inizio lavoro. Adesso che cosa facciamo? Riandiamo a ripetere il primo punto, quindi ci alziamo con le 5 catenelle, lavoriamo un petalo, 5 catenelle punto basso sul primo petalo, 5 catenelle il picotto e 5 catenelle con un punto basso al centro fra queste due punte qua, e lavoriamo anche il secondo e continuiamo a ripetere la lavorazione. Quindi questi sono i nostri quattro giri del lavoro per andare a realizzare questa stella qua. Vedete che abbiamo realizzato questa stella. Continuiamo adesso a lavorare a circonferenza in altezza fino a raggiungere il sottobraccio. Io ho lavorato, vi ho dato la misura, vi dico però anche quanti punti ho lavorato: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte il motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 volte. Quindi questo va in base anche a quanto volete lunga la vostra maglietta. Io mi sono fermata a circa 35 centimetri dal punto basso fino allo scalfo. Una volta raggiunti gli scalfi dobbiamo piegare il nostro lavoro a metà. Io ho sviluppato 110 catenelle, quindi avevo 11 motivi davanti, 11 motivi dietro. Che cosa ho fatto? Li ho divisi 11 e 11. Per andare a realizzare la parte della schiena, sul punto di chiusura della stella, quindi su questo punto qua, sul punto di chiusura del lavoro, ho piegato perfettamente i motivi, quindi 1, 2, 3, 4 in questo caso e 4 sull'altro lato, quindi 4 e 4. E sono andata a lavorare a pannello mettendo un marcapunto sull'altra parte, quindi questo punto qua dove ho la divisione dei motivi, metto un marcapunto. Adesso vi mostro come si lavora fino al collo a pannello avanti e indietro per realizzare la parte della schiena. La parte invece dello scollo, dove ho realizzato lo scollo a V, mi ricollego sul mio lavoro e vi mostro come ho lavorato. Il punto per realizzare il lavoro a pannello viene lavorato nello stesso modo, solo che non chiuderemo a circonferenza. Questo è il punto di chiusura e questa è la metà del lavoro, quindi dove ho il marcapunto. Adesso lavoriamo da questo punto qua fino al marker, dividete e cominciamo. Su questo punto qua rientro, lavoro un punto basso, quindi sull'ultima nocciolina, e poi lavoro una punta, quindi 3, 4 e 5, 1, 2 e 3 catenelle, nella prima delle tre rientro e lavoro una maglia bassissima, 1, 2, 3, 4 e 5, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Lavoro solo una punta, sia all'inizio che alla fine, 1, 2, 3, 4 e 5, perché poi queste punte le andremo a riprendere con la manica, quindi non è necessario lavorarne due per non andare a fare neanche degli aumenti. Vado nel punto successivo, quindi sulla punta successiva entro, lavoro il punto basso e adesso lavoro le mie due punte, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2 e 3, un picotto con una maglia bassissima e termino questa punta. Ok, ho filo un po' in tensione. E 5, rientro al centro delle due punte, una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5, lavoro la seconda punta, 1, 2 e 3. Quindi il punto si lavora alla stessa maniera, solo che non chiudiamo a circonferenza,
un punto davvero molto semplice, però ha un bel effetto, sinceramente, specie se lavorato con un filato abbastanza grosso, in modo che si notano bene queste stelle. Quindi sulla maglia bassa della punta successiva lavoro la maglia bassa. Ok, 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, un punto basso sulla punta seguente e arrivo al marca punto. Quindi continuiamo, di nuovo andiamo a ripetere le nostre due punte su ogni lato fino al marca punto. Quando lavoriamo la penultima punta, fermatevi che vi mostro come si chiude andando a lavorare a pannello. Sono al marca punto, ho lavorato le mie due punte nelle penultime due punte, 5 catenelle. Qua ho l'inizio, praticamente la fine del lavoro, perché poi ho il marca punto che mi divide la parte frontale, un punto basso, 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Adesso lavoriamo una maglia altissima prendendo 1, 2, 3, 4 volte il filo, rientriamo nel punto basso e lavoriamo la maglia altissima. 1, 2, 3, 4 e 5 punti chiusi. 1, 2, 3 catenelle e voltiamo il nostro lavoro. Nell'unione delle maglie, una maglia bassissima e terminiamo con una punta sola. Sui giri dispari una punta, sul successivo, visto che adesso questi li andremo subito ad unire, ne lavoriamo due, perché dobbiamo riprendere comunque la linearità in altezza, quindi non dobbiamo fare diminuzioni. Quindi sul primo giro una punta, la chiudiamo subito con una maglia bassa, 1, 2, 3, 4 e 5, una maglia bassa nella punta successiva e continuiamo fino alla fine del lato, lavorando in questo modo. Quindi punto basso, 5 catenelle, punto basso, punto basso. Raggiunta la fine del lato, chiudo insieme la penultima punta con l'ultima punta con una maglia bassa. Adesso voltiamo il lavoro e ricominciamo con le 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, 1, 2 e 3. Nella prima delle tre una maglia bassissima per lavorare il picot, 1, 2, 3, 4 e 5. Al centro, fra le due punte sottostanti, quindi proprio nel mezzo, così, entriamo e lavoriamo il punto basso. Adesso realizziamo anche la seconda punta, altrimenti andiamo a fare delle diminuzioni se adesso qua non realizziamo anche l'altra. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2 e 3, nella prima delle tre una maglia bassissima, 1, 2, 3, 4 e 5, nella punta seguente sul punto basso un punto basso e lavoriamo sulla chiusura qua del punto, quindi sull'inizio del giro, due punte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo sulla punta successiva, dove abbiamo la maglia bassa, una maglia bassa, 5 catenelle e ricominciamo fino alla fine del lato. Vediamo anche insieme come si chiude il secondo giro e poi si ripete primo e secondo punto, fino a raggiungere la spalla. Quindi ci vediamo per chiudere insieme il lavoro. Di nuovo ho raggiunto la fine del lato, ho lavorato la mia punta, quindi 5 catenelle, picot, 5 catenelle, al centro fra le due punte sottostanti un punto basso. Adesso lavoro anche la seconda e vado a chiudere anche questo giro. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 volte il filo. Nel punto basso di inizio lavoro, quindi quello della fine del giro precedente, lavoro la maglia altissima. 2, 3, 4 e 5. 1, 2 e 3, ho realizzato le mie due punte sulla fine del giro, volto il lavoro e adesso lavoro il mio picot, una maglia bassissima nel punto di unione delle maglie. Adesso lavoro subito le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nel picot successivo e lavoro il punto basso, prendo la punta seguente, un punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5, nella punta successiva di nuovo un punto basso e continuo fino alla fine del lato, andando ad unire tutte le punte in questo modo, come ho fatto per il resto della lavorazione in tondo. Cambia solo la fine e l'inizio del lavoro. Quindi
sono 4 giri il motivo, sul primo una sola punta, sul secondo due punte, sul giro successivo quando arriviamo alla fine delle catenelle facciamo una sola punta all'inizio, una sola punta alla fine, saliamo in altezza per una serie di centimetri fino a raggiungere la spalla. Io ho lavorato 15 cm, ma perché indosso una taglia piccolina per me è giusto come scalfo, ma potete lavorare e replicare una stella in più e andare ad aumentare. Magari se non volete continuamente misurare con il metro, io ho lavorato 4 giri del motivo, quindi un punto doppio, 1, 2, 3, 4, sono per me nel mio caso circa 8 cm, quindi ho raggiunto circa 15 centimetri perché ho lavorato il cotone, questa è microfibra, acquisto qualche centimetro in più. Se volete lavorate anche una terza stella in più, quindi andate a ripetere altre 4 volte il giro, quindi 1, 2 con le catenelle 3 e 4. Nella seconda parte del video riprendo con voi il lavoro e andremo a lavorare questo scollo a V. Ora vi dico subito, io ho lavorato 11 motivi davanti, 11 dietro, quindi un punto al centro che è il mio undicesimo l'ho lasciato libero. Per realizzare lo scollo con il punto anche centrale, anziché mettere i marker sulle due stelle accanto, quindi quella di destra e quella di sinistra, e lasciare queste libere, vi agganciate sulla stella centrale, quindi sulla prima punta, e poi continuate la lavorazione come vi andrò a mostrare. Ci vediamo nella seconda parte del video, a fra poco!